Le piattaforme digitali non sono altro che delle proprietà private, alle quali noi ci diamo un valore molto importante che sono i nostri dati per pagare quelli che sono i servizi che le piattaforme ci danno. Per far questo, che è un meccanismo di business che non si può interrompere, anche perché le aziende che comprano i servizi che le piattaforme erogano sono ben contente di acquistarle, secondo me la dinamica vera è quella di costruire tanta consapevolezza. Consapevolezza nell'utente, sia in che cosa fa nel momento in cui e quali siano le conseguenze, nel momento in cui cede i propri dati, sia la consapevolezza di che cosa fa nel momento in cui, quali sono gli effetti che produce, nel momento in cui condivide e sostiene e in qualche maniera crea autorevolezza, ricopre di autorevolezza una notizia che condivide adesso con molta leggerezza. Ecco, se noi riuscissimo a trovare e a costruire consapevolezza su questi due aspetti, credo che le situazioni migliorerebbero sia da un punto di vista dell'utilizzo dei dati per le piattaforme, sia soprattutto nella diffusione dei fake news.